I genitori dei ragazzi della scuola dell'infanzia paritaria San Gabriele di Montore Alvomano dicono no alla chiusura dopo 60 anni di attività della struttura gestita dalle suore passioniste. Per contrastare questa scelta hanno organizzato un sit-in davanti all'istituto con un punto di raccolta firme. Siamo qui perché oggi vogliamo manifestare, perché l'assenza delle nostre suore sarebbe una perdita molto grande e profonda per la comunità intera. E i miei figli hanno frequentato la scuola ed è stata un'esperienza molto bella, molto costruttiva, e penso che non ci siano veramente paragoni. E le suore qui sono veramente una presenza fondamentale, è un punto di riferimento per i bambini, per i ragazzi, per noi della comunità, per la parrocchia. Presenti, oltre ai genitori dei bambini, l'amministrazione comunale, la parrocchia di San Rocco, gruppi religiosi e cittadini, contrari alla scelta presa dalla congregazione delle suore passioniste di San Paolo della Croce di chiudere la scuola dell'infanzia paritaria e riportare le suore passioniste nella sede romana della congregazione. Oggi è in gioco un pezzo di storia di Montorio dove alcuni di noi sono cresciuti, hanno conosciuto i loro amici, sono iniziati i loro rapporti e soprattutto c'è stata quella trasmissione di valori, valori cattolici cristiani che hanno fatto grande il nostro popolo, la nostra nazione. Vi assicuro che in ogni città, in ogni paese, in ogni regione dove ci sono le scuole paritarie, dove c'è l'offerta pubblica ma anche c'è l'offerta della scuola paritaria, è una ricchezza culturale per tutti. Accanto ai genitori si è mobilitata un'intera comunità che certamente non dimentica come l'edificio sia stato donato alle suore passioniste dall'allora arciprete Don Fioravante con una donazione autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica datata 24 marzo 1981, nella quale è espressamente indicato che l'immobile già utilizzato dall'ente onorato per la scuola materna e collegio femminile rimanga anche per l'avvenire l'attuale destinazione. Siamo qui oggi per difendere una figura che per noi da più di 60 anni è importantissima, cioè la figura delle suore. Tutti insieme lottiamo per queste figure belle in chiesa, belle nel vederle girare per il nostro paese, belle per i nostri figli che frequentano l'asilo, belle per la parrocchia, per le catechiste. Per favore non ce le togliete.